La correzione della presbiopia con l'uso di lenti intraoculari multifocali rappresenta sicuramente un punto chiave nel rapporto oculista-paziente, dettato dalla sempre maggiore richiesta di indipendenza dall'uso degli occhiali e dalla continua offerta di nuovi prodotti da parte delle aziende. La possibilità di effettuare calcoli biometrici sempre più precisi e predittivi con formule e biometri ottici di ultima generazione facilita grandemente il lavoro del chirurgo nel raggiungimento dell'indipendenza dall'occhiale. Le esigenze visive del paziente vanno pertanto correlate alle caratteristiche morfometriche dell'occhio per trovare la soluzione più efficace, cercando di soddisfare le aspettative del paziente e minimizzare gli effetti collaterali che rappresentano sempre un prezzo da pagare con questo tipo di lenti. Nel panorama variegato delle IOL multifocali si affaccia sul mercato italiano la nuova lente SAV Lucidis, una lente a profondità di fuoco costante, non diffrattiva, prodotta dalla Swiss Advanced Vision, compagnia svizzera, che si pone dal 2017 sul mercato internazionale con l'ambizioso progetto di offrire unicamente lenti premium a tecnologia avanzata. La lente Lucidis, grazie alla tecnologia Instant Focus, consente una profondità di fuoco continua, mantenendo una costante risoluzione e l'intensità della luce sulla retina. Il rapido neoradattamento, la visione da subito riferita come confortevole e la assai ridotta presenza di aloni, glare e scattering rendono questo tipo di IOL una valida soluzione per il chirurgo, con una significativa riduzione del tempo richiesto per il consenso informato. La Lucidis è una lente idrofilica con una morfologia a metà tra una classica lente a sviluppo ed una lente plate haptics, da settembre di quest'anno disponibili sul mercato anche nella versione torica. Due modelli presenti, il modello 108, 10,8 mm di lunghezza per gli occhi cosiddetti standard, ed il modello 124, 12,4 mm di lunghezza per occhi miopi ed ipermiopi. Il piatto ottico refrattivo a sferico di 6 mm, deputato alla visione per lontano, presenta un cosiddetto bottone centrale di 1 mm, dedicato alla visione per il vicino e l'intermedio. Il piatto ottico di 6 mm si compone di una parte centrale con tecnologia Instant Focus, deputata alla visione per l'intermedio e il vicino, ed una porzione medio-periferica di tipo asferico per la visione da lontano. La distribuzione della luce è pupillo-dipendente, con il 50% dedicato al lontano ed il 50% diviso tra intermedio e vicino per una pupilla di 3 mm. La tecnologia Instant Focus, pseudo non-diffractive beam, non crea una profondità di fuoco continua sfruttando ottiche diffrattive a potere diverso, né utilizzando ottiche con aberrazioni sferiche miste, responsabili dei fastidiosi effetti collaterali come gli halos, il glare e lo scattering. L'effetto EDOF si viene invece a creare attraverso un'interferenza del fronte d'onda sfruttando un effetto pseudo Bessel beam. La presenza di una curva di defocus continua, senza salti tra il lontano ed il vicino, la soddisfacente qualità ottica nella visione per lontano, apprezzabile da subito nel post-operatorio e la veramente bassa incidenza dei fastidiosi effetti collaterali, tipicamente riscontrati con le lenti multifocali, rappresentano quindi le caratteristiche vincenti della Lucidis. L'analisi wavefront, effettuata con aberrometria ray tracing, mostra un profilo della porzione centrale della lente ad alto valore di aberrazione sferica negativa. L'allineamento del bottone centrale refrattivo sull'asse visivo è confortato dall'analisi OCT che dimostra un ottimale posizionamento della IOL all'interno del sacco. La Lucidis è estremamente maneggevole nella procedura di caricamento e passa attraverso un'incisione principale di 2,2 mm. La stabilità ed il pieno ingombro del sacco risultano subito evidenti. Il posizionamento della IOL e la difficoltà che la lente mostra alla rotazione rappresentano un plus nell'utilizzo della versione torica. Alla prossima SO di Roma verranno presentati i primi dati clinici della Lucidis, che comprenderanno le analisi delle curve di defocus, il profilo wavefront della lente e le caratteristiche di posizionamento nel sacco derivate dall'analisi OCT.